Le incertezze e la mancata concretizzazione della riapertura dello stabilimento di Bedonia sono per gli ex dipendenti motivi di profonda angoscia. Alle loro paure risponde Pierluigi Ferrari. Bruciatore di biogas della discarica ai piani di Tiedoli. Dopo il nostro servizio, il presidente della comunità montana Luigi Bassi replica precisando le scelte dell'ente comprensoriale. Inizia alle 21.30 l'attesissimo concerto dei Nomadi al Teatro Farnese di Borgotaro, ciliegina sulla torta di un'importante giornata organizzata nel capoluogo della Valtaro. L'amministrazione comunale di Tornolo è riuscita a raggiungere il pareggio di bilancio nell'esercizio finanziario 2011 senza intaccare l'avanzo dell'anno precedente. Il rustico di Borgotaro è il vincitore del Fungo d'Oro 2011 nel settore della gastronomia. Il riconoscimento verrà assegnato nella Notte delle Stelle organizzata dalla Proloco. La capolista Bardi domani affronta la difficile trasferta con la Ghiarese affamata di vittorie. La Valtarese invece in casa si gioca la partita della verità. È una sfida da vincere quella di domani al Palaraschi di Borgotaro per la Robi Profumi contro Collegno, formazione neopromossa in A2. Buonasera ai nostri telespettatori, buon sabato, bentrovati all'appuntamento con il telegiornale. Ancora la vicenda Fin Cuoghi in primo piano. Oggi parliamo di alcuni ex dipendenti dello stabilimento di Bedonia che, come sapete, purtroppo è ancora chiuso. Per loro molta preoccupazione sul futuro. Il presentimento di una mancata concretizzazione della riapertura dello stabilimento di Bedonia ex Fin Cuoghi, scrivono in una lettera aperta alcuni ragazzi della Wilchem di Bedonia insieme al segretario provinciale Lorenzo Leonelli, diventa di giorno in giorno una dura realtà da affrontare. I lunghi tempi della burocrazia non tengono conto di promesse fatte ai lavoratori che attendono ormai da troppo tempo, nonostante le promesse fatte e per ora non mantenute. Le sensazioni comuni corrispondono ad un senso di abbandono dei lavoratori di Bedonia che hanno dimostrato in ogni occasione forte senso di responsabilità sia nei confronti dei colleghi che hanno fortunatamente iniziato il nuovo percorso a Borgotaro che in quelli di un'eventuale nuova gestione, spendendosi anche in prima persona per sopperire alle carenze del percorso istituzionale. Ad ognuno di loro e alle loro famiglie ci si augura vada il pensiero di chi può sbloccare questa stagnante situazione per fare in modo che alla presunta ripresa del nostro paese corrisponda una reale volontà di ricominciare a dare dignità al nostro territorio. Bedonia e Borgotaro sono per noi sullo stesso piano. Il vicepresidente della provincia, Pierluigi Ferrari, risponde così alla lettera aperta. Ci siamo impegnati e ci stiamo impegnando per dare ai lavoratori una soluzione positiva della vicenda. Provincia, comuni coinvolti, comunità montana insieme a Soprip sono al lavoro con un unico obiettivo che abbiamo dichiarato sin dall'inizio della crisi e che è quello di dare certezza per il futuro a questa unità produttiva. Certo, i tempi non sono brevi e la vicenda non è semplice, ma come ci ricorda tutti i giorni l'andamento economico-finanziario del Paese, continuiamo però ad avere la massima attenzione, seguendo senza interruzione il percorso concordato con tutti i soggetti coinvolti. Per questo anche la prossima settimana è convocato un incontro. La comunità montana delle valli del Taro e del Ceno coglie l'occasione attraverso questo comunicato stampa che tra poco andremo a leggere per precisare le scelte in merito alla gestione del bruciatore Torcia che si trova all'interno della discarica dei piani di Tiedoli, oggetto qualche giorno fa di un nostro servizio. Sentiamo come risponde il presidente Luigi Bassi. In riferimento all'articolo apparso sulla vostra emittente che pone dei legittimi interrogativi, la Comunità Montana Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno, ai fini di una completa comunicazione ai cittadini, comunica che il bruciatore, comunemente denominato Torcia, era presente anche nel 1997 e lo è stato fino al 2011, fino a che la Comunità Montana, in base alla prescrizione tecnica stabilita nell'autorizzazione integrata ambientale, AIA, rilasciata dalla provincia di Parma, non ha dovuto obbligatoriamente sostituirlo con un nuovo mezzo a norma di legge. Ai sensi del decreto legislativo 36 del 2003, all'articolo 1 il biogas deve essere di norma utilizzato per la produzione di energia, ma ovviamente solo quando questo risulti conveniente sotto il duplice profilo tecnico-economico.
È infatti vero che la ex società concessionaria della costruzione e gestione della discarica ha sfruttato a partire dal 97 e per circa 12 anni con ricavi altalenanti il biogas prodotto dalle 5 vasche della discarica per la produzione dell'energia elettrica percependo gli incentivi pubblici. È altrettanto vero che è rimasto da sfruttare economicamente solo il biogas prodotto dalla 6ª vasca, che potrebbe anch'esso ricevere gli incentivi pubblici e che non sarebbe però sufficiente a giustificare un investimento dell'ente stimato preliminarmente in oltre 350.000 euro, senza la certezza che il biogas della 6ª vasca garantisca nel tempo una portata ed una qualità adeguate. Infatti ad oggi nessun soggetto privato, dopo attenta analisi della situazione, ha ritenuto economicamente sostenibile l'investimento. Una giornata densa davvero di incontri e di appuntamenti, quella che ha vissuto oggi Borgo Taro, la presentazione di un libro, poi come sentirete nel servizio tanti altri momenti. Tra poco ci sarà l'evento clou, ovvero il concerto dei Nomadi al Teatro Farnese da settimane ormai esaurito. La presentazione del libro della giornalista borgotarese Marilisa Verti, scomparsa prematuramente. Uno spettacolo teatrale messo in scena da alcuni studenti dell'Istituto Zappafermi con la regia dell'attore Mauro Mozzani del Cirque du Soleil. Incontri, dibattiti, confronti e poi ancora al Palazzetto Bruno Raschi nel pomeriggio la partita di calcio tra la squadra dei Nomadi e i ragazzi di Insieme per Vivere. Una giornata, quella di oggi a Borgo Taro, vissuta intensamente e all'insegna di tante forme di espressione, dalla cultura allo spettacolo, dallo sport alla musica, con un filo conduttore legato alla salute, al mondo del volontariato, alle associazioni che sul territorio lavorano silenziosamente per gli altri. Una giornata che ormai, giunta quasi al termine, regalerà ai fortunati che vi prenderanno parte un momento davvero unico con il concerto dei Nomadi al via alle 21.30 al Teatro Farnese. Sold out da diverse settimane ormai, il concerto sta interessando tutta la stampa nazionale perché oltre a rappresentare la prima data del nuovo tour di uno dei gruppi più longevi e famosi del nostro paese, arriva in un momento delicato per la band che a fine dicembre dovrà fare a meno del cantante Danilo Sacco, voce dei Nomadi dal 1993, quando è entrato nel gruppo per ricoprire il vuoto lasciato da Augusto Daoglio. Nei giorni scorsi il frontman ha annunciato l'intenzione di abbandonare il gruppo, scatenando le reazioni dispiaciute non solo dei tantissimi fans, ma anche degli altri componenti, sino a quel momento all'oscuro delle sue intenzioni, che attoniti non hanno potuto fare altro che prendere atto della sua decisione ed augurargli buona fortuna. Si apre domani a San Rocco di Borgo Taro il mercatino di Natale che come sempre è dedicato alle adozioni a distanza della parrocchia quest'anno, però se verranno raccolte sufficienti offerte una parte sarà devoluta alle popolazioni della Liguria e della Lunigiana così duramente colpite dal maltempo. Allestito nei locali dell'ex convento agostiniano, il mercatino rimane aperto tutti i giorni festivi sino al prossimo 23 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 con ingresso libero. Al suo interno potrete trovare regali, ricami, ricordi e la grande sorpresa di quest'anno, la caccia al pacco desiderato. Insomma, un appuntamento imperdibile davvero adatto a tutti, quindi non mancate di visitare il mercatino di San Rocco. E ora ci spostiamo a Tornolo, dove anche in questo comune si è svolto il civico consesso per l'assestamento definitivo di bilancio. L'amministrazione comunale di Tornolo è riuscita a raggiungere il pareggio di bilancio nell'esercizio finanziario 2011 senza intaccare l'avanzo dell'anno precedente. Un risultato che pur non dovendo questo comune rispettare il patto di stabilità in quanto con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non era per nulla scontato ed ha comportato il superamento di diverse difficoltà. Quindi è stata fatta ovviamente una verifica di quelli che sono stati, di quelli che sono i capitoli che sono stati sicuramente in maggiore sofferenza rispetto ad altri, con particolare riferimento a quello che riguarda la gestione di beni e servizi, penso a quello che è tutta la gestione della scuola, della mensa scolastica, quindi l'acquisto di derrate alimentari, così come purtroppo abbiamo avuto a nostro carico, come per il resto anche per gli altri comuni, la riduzione del taglio del fondo sociale che naturalmente proviene dalla regione per il tramite della provincia, ma che naturalmente ha visto anche il nostro comune penalizzato per una quota parte, che quindi abbiamo necessariamente dovuto trovare risorse alternative per poter garantire e mantenere quelli che sono i servizi ad oggi erogati, non ultimo anche la garanzia delle rette, naturalmente ad integrazione di rette
di utenti che sono naturalmente presenti come ospiti nelle strutture protette. E, diciamo che sì, il riequilibrio è stato tutto sommato fatto in maniera senza utilizzare avanzo dell'amministrazione. Abbiamo utilizzato una parte di oneri di urbanizzazione, così come la legge prevede, ci dà possibilità di fare, per andare a compensare quella che è stata la maggiore, diciamo, quantificazione rispetto a delle uscite naturalmente più alte rispetto a quelle che previsionalmente inizio anno avevamo previsto che ci fossero state, e siamo con difficoltà e con fatica naturalmente riusciti a fare il riequilibrio che ci ha portato ad una garanzia del pareggio di bilancio anche per quest'anno. A favore dell'assestamento di bilancio ha votato compattamente la maggioranza e il consigliere di minoranza Paolo De Lucchi, mentre i consiglieri Mirella Borella, Renzo Lusardi e Franco Bottini hanno espresso voto contrario, dichiarando che, come già osservato in sede di approvazione preventiva, l'amministrazione si limita a gestire l'ordinario senza alcuna prospettiva di sviluppo. Contestualmente all'assestamento di bilancio è stato approvato anche l'aumento del 3 per 1000 dell'aliquota aggiuntiva IRPEF comunale, con il voto favorevole della maggioranza più De Lucchi e l'astensione di Mirella Borella, mentre Lusardi e Bottini hanno votato contro. Il segretario comunale, dottoressa Letizia Ghezzi, ha poi illustrato i termini della normativa di legge che impone ai comuni al di sotto dei 3.000 abitanti di svolgere tutta una serie di funzioni in forma associata con le municipalità limitrofe, mentre in chiusura di seduta il sindaco ha comunicato la decisione di riorganizzare il servizio mensa presso il plesso scolastico di Santa Maria del Taro, finora gestito direttamente dal comune. Si è optato per affidare la preparazione del pasto ad una ditta, un'entità commerciale del luogo di Santa Maria, quindi che ha tutte le caratteristiche naturalmente normative, igieniche e naturalmente professionali, e poter svolgere quel servizio, naturalmente facendo riferimento a quello che il menù scolastico validato dalla commissione nutrizionale dell'azienda USL prevede, e garantendo quindi anche una modalità di preparazione del pasto sicuramente di qualità, proprio perché il pasto sarebbe comunque preparato in zona, trasportato per un tragitto assolutamente breve fino alla sede scolastica, e da lì poi da parte di collaboratori del comune distribuito e quindi distribuito appunto ai bambini. Questo è l'obiettivo che sicuramente raggiungeremo da gennaio, quindi dopo la pausa natalizia, e siamo convinti ci permetterà di mantenere una buona qualità del servizio pur nel contenimento delle spese. La società di mutuo soccorso Imbriani di Borgo Taro informa tutti i soci che la riunione per discutere di eventuali integrazioni o correzioni al nuovo statuto è fissata per domani, domenica 4 dicembre, in prima convocazione alle 9.30 ed in seconda convocazione alle ore 10. Tutti i soci sono invitati a partecipare. Noi ci fermiamo per qualche attimo di pubblicità, tra poco.